Io ho la sensazione che questa difficoltà nel comprendere l'argomento di cui stiamo parlando, faccia riferimento ad un paradigma molto semplice, che chi sa non parla e chi parla non sa. Non perché ci siano livelli diversi di conoscenza più o meno approfondita, ma per un semplice motivo, che l'uranio impoverito è un'arma. È un'arma che, come tutte le armi, non deve essere pubblicizzata con un libretto delle istruzioni, con le spiegazioni di quali sono i processi fisici che vengono utilizzati quando questa produce gli effetti che conosciamo. È un'arma che dà un grandissimo vantaggio a chi la sta usando, un vantaggio che non può essere condiviso con altri paesi, con altre nazioni, con altre culture. E questo è il motivo primo, e per cercare di capire questo bisogna tornare indietro nel tempo, rendersi conto quando è nato, quando è stato sperimentato la prima volta l'uranio impoverito. Appare per la prima volta sperimentalmente sul campo nel 1974 durante la guerra del Kippur, ma solo sperimentalmente, ha effetti straordinari. Israele riesce a sconfiggere Egitto, Siria e Giordania, ma poi viene usato per la prima volta in maniera massiccia nel 1991. Cosa succede nel 1991? Il 1991 è interessantissimo come anno, perché la dottrina del nucleare cambia immediatamente. L'Unione Sovietica crolla, l'ipotesi che veniva fatta di utilizzo delle armi nucleari prima della caduta dell'Unione Sovietica era le useremo nel caso l'Unione Sovietica invaderà un paese europeo. Questa era la decisione dell'amministrazione americana. Nel 1991, e non esisteva ancora nel 91 il pericolo terrorista, non esisteva ancora, l'amministrazione americana fa una scelta particolarissima, una scelta che è stata definita la dottrina dell'ambiguità calcolata nucleare. La scelta è: siamo pronti a utilizzare l'opzione nucleare. Questa è la nostra scelta pubblica. Privatamente potremmo anche non utilizzarla. Non significa nulla un discorso di questo genere. Definirla ambiguità nucleare è quantomeno appropriato. Ambiguità nucleare calcolata. Infatti, nella guerra del Golfo, una guerra fatta, ricordiamocelo, per sconfiggere Saddam Hussein che aveva invaso il Kuwait, con 28 paesi alleati. La scelta dell'amministrazione americana è: se ci colpiranno con armi chimiche o batteriologiche, noi reagiremo con il nucleare. Un nucleare, badate bene, non più calibrato per lo scontro tra due superpotenze, quindi di grandi dimensioni. Un nucleare che vuol dire utilizzare armi che sono calibrate sui 5 chilotoni, tanto per intenderci. Ricordiamoci, la bomba di Hiroshima era 16 chilotoni, quella di Nagasaki 22 chilotoni, quindi armi molto più piccole, armi, le cosiddette mini nucleari. Ma è una scelta che l'amministrazione americana ha fatto e ha fatto in maniera esplicita. Quindi, quando si dice scegliamo l'opzione, vuol dire che erano disponibili armi di questo calibro, di questa portata, molto molto precisa, che non esplodevano come successe per Hiroshima in aria per avere un effetto maggiore, ma esplodevano dentro la Terra. Le famose bunker buster, le prime due, le GB28, furono utilizzate proprio, non si sa se caricate con testate nucleari oppure no, nel 1991, l'ultimo giorno della guerra di Desert Storm, il 27 febbraio del 1991. Cosa significa questo? Significa che improvvisamente, assieme a questa scelta di riduzione della possibilità di intervento nucleare, improvvisamente appaiono sul campo un altro tipo di nucleare, che secondo me, per capire bene cosa sia, dobbiamo assolutamente mettere in relazione uno con l'altro, il cosiddetto uranio impoverito. Il cosiddetto uranio impoverito
che permette di forare come burro le corazze dei carri armati di Saddam Hussein, ma anche, attenzione, di creare una radioattività di sfondo, una firma nucleare, perché poi si parla di uranio impoverito, ma quello delle mitragliatrici, dei cannoncini sugli aerei anticarro A-10, ma anche delle 2 tonnellate nei Tomahawk che venivano lanciati dalle navi, i missili Tomahawk. Bene, si crea una radioattività di sfondo, una presenza dell'uranio 238 tale da praticamente rendere davvero impercettibile o, come dicono, ambigua la presenza anche di un eventuale utilizzo di una mini nuke, una bunker buster di soli 5 kilotoni che esplode sotto il terreno. Queste due cose vanno tenute presenti, non si può capire l'uranio impoverito se non si capisce quest'altro, questa firma, ma ogni Stato ha una sua strategia e la strategia di guerra è quella di vincere la guerra non andando a far battaglia, di avere una potenza così forte, così presente, da permettersi di sfruttare gli errori del nemico. E badate bene, la guerra del Golfo da questo punto di vista presenta queste caratteristiche. Un piccolo Stato che fa una sciocchezza, invade uno Stato importante dal punto di vista energetico, un piccolo Stato che aveva sì armi batteriologiche vendute poi proprio dagli americani, la famosa Antrace modificata che gli stessi americani avevano venduto, ma tutto sommato un intervento facile che permette per la prima volta di creare una tale ambiguità che evita di ricorrere all'utilizzo della cosa che l'umanità aborre, che è il nucleare. Noi abbiamo una visione del nucleare, che è quella di Hiroshima, che ci obbliga moralmente a rifiutarlo, tutti, indistintamente, tutti i paesi. Bene, il nucleare è stato sdoganato, viene sdoganato con l'utilizzo dell'uranio impoverito e con la possibilità ambigua di utilizzare altre forme di nucleare più calibrate, più piccole. Questo veniva detto ai tempi del 91, ma adesso ormai siamo arrivati in una situazione più deteriorata, si può intervenire in maniera preventiva con armi nucleari come le B61, 11, quelle che sono già state previste in un utilizzo contro l'Iran per bombardare i reattori iraniani. Tutto questo è avvenuto, noi possiamo non essercene resi conto, forse noi non abbiamo neanche percepito l'utilizzo di armi di questo genere, perché c'è stata questa copertura legata proprio in maniera attaccata, una sorta di necessità di dissimulazione per sdoganare una grande forma di potenza militare, che è l'uso del nucleare. Noi siamo ancora qui che parliamo degli effetti e del funzionamento dell'uranio impoverito, senza capire che dietro questo paravento c'era una presentazione di qualche cos'altro. E queste due cose dobbiamo tenerle unite assieme per capire esattamente come funzionano. Allora a questo punto possiamo permetterci anche di essere un po' più arroganti, possiamo permetterci di dire abbiamo violato la promessa morale che avevamo fatto di non ricorrere più al nucleare, sia che sia impoverito, sia che sia invece nucleare delle mini nuke. Diciamolo questo, affrontiamo il problema del nucleare a volto aperto. L'abbiamo violata questa reciproca promessa, anche se gli stati per motivi di convenienza fan finta di non vedere, anche se le varie potenze fan finta di non vedere, i russi useranno le loro armi di questo genere in Cecenia e noi facciamo finta di non vedere, chissà cosa è stato usato in Afghanistan, si dice addirittura che viene definita l'uso di una mini nuke come area denial, sistema per rendere non praticabile un'area. Perché quando si butta una bunker buster che distrugge tutti i rifugi sotterranei che ci sono, comunque quell'area è a tal punto inquinata per tante migliaia di anni che l'area non è più praticabile. Tora Bora, esatto. Allora, vogliamo aprire gli occhi fino in fondo? Visto che qui nessuno ci dà retta, cominciamo a aprirli fino in fondo. Quello che è avvenuto con la presenza dell'uranio impoverito sul terreno di battaglia nasconde la presenza del nucleare in maniera più piena, anche se non percepibile, non nascosta. È su questo che dobbiamo cominciare a ragionare, è su questo che secondo me bisogna cominciare a ragionare, perché se è passato nel 91, passerà nel 2002 e passerà ancora da qui in avanti. E i discorsi di appello alla moralità, alla insanità di queste scelte non potranno più avere presa, perché ormai così segretamente è stato sdoganato. Ho finito.